Buongiorno, ragazzi, è finito il Natale, cioè in realtà è finito il ponte di Natale, i giorni di Natale, riprendere le abitudini adesso mi viene tristezza perché il Natale, come sapete, è la mia festa preferita, però è stato bello, vi ringrazio anche di tutti i commenti che mi avete mandato sotto il video delle aperture dei regali, sono stata... No, non riesco a rispondere a tutti, ma voglio rispondere a tutti. E per farvi capire che vi leggo, vi metto i cuoricini proprio perché sono piena di cose da fare, ma lo sapete benissimo se mi conoscete ormai, lo sapete benissimo che io rispondo sempre a tutti i commenti, ci tengo. Però proprio quando non riesco, leggo e per farvi capire che vi leggo, metto i cuoricini. Comunque, come state, ragazzi? Benvenuti in questo nuovo... Bah, non lo definirei video perché comunque è più un... tipo un confessionale, no, come... non confessionale, però un video chiacchiericcio dove vi voglio raccontare un po' di cose e dove voglio stare questa mattina. Tra l'altro mi sono appena svegliata e ho detto ho proprio voglia di parlare. E meno male che non c'è il Cri perché sennò mi deve subire anche lui, continuo a parlare perché io sono fatta così, fin da piccolina quando finisce il Natale. Bah, comincio a parlare e non finisco più perché poi mi vengono in mente e automaticamente nella mia testa dico: è finito Natale, quindi si sta avvicinando la fine dell'anno e si sta avvicinando oltre che la fine dell'anno, l'inizio dell'anno nuovo. E quindi ci sono tantissimi propositi, tantissime cose che ho in mente. Oddio, tante volte mi rendo conto che tendo a puntare in alto e quindi dico, caspita, poi ogni volta mi ritrovo puntualmente a non riuscire mai a fare tutto, tutti i propositi dell'anno non mi si esaudiscono proprio perché io punto troppo in alto. Dovrei stare un po' più calmina e dire, cominciamo a fare questo, questo e questo e poi allora poi arriveremo in alto. Chi lo sa, comunque. Sì, vabbè, sono tutti discorsi miei della mattina. Oggi vi beccate un video super chiacchiericcio. E poi volevo anche raccontarvi una cosa che mi è successa proprio la sera di Natale. La sera di Natale che mi ha fatto rimanere senza parole. Dopo devo dirvela. Comunque, innanzitutto voglio cominciare a dire che in questo video non vedrete una sigla. Perché? Perché ovviamente i vlogmas sono finiti. Lo sapete che io comunque fino alla fine dell'anno carico video. E poi dal 1º gennaio, con l'inizio appunto dell'anno nuovo, cambieranno un po' di cose, voglio cambiare un po' di cose sul canale e la prima di queste sarà proprio la sigla. Devo già mettermi al lavoro per la sigla nuova, non ho ancora delle idee. Se ce le avete voi, magari, perché il canale oltre che mio è anche vostro, quindi fatemi sapere anche cosa vi piacerebbe vedere. Adesso sto parlando a livello di sigla, non a livello di vlog, come vi piacerebbe di qua e di là. Io ho già delle micro idee le ho, però sono ancora lontana a un progetto di sigla, devo ancora pensarci bene, tanto manca ancora una settimana. Come state? Io sono ancora provata da questo Natale perché comunque è stato un mix tra emozioni mangiate, ho mangiato davvero troppo e ragazzi, sono ingrassata, ma non mi interessa sinceramente, cioè sono state feste e adesso devo rimettermi però in carreggiata. Assolutamente non va bene così. Aiuto, sono proprio provata. Poi stamattina quando ci siamo alzati, l'idea di non avere calendari dell'avvento, guardare l'albero, cioè da scartare tutte le mattine le caselline, non le ho più. Poi guardare l'albero, cioè il Natale per me continua ancora, non è che finisce, però l'idea di non avere tutte queste cose che mi hanno accompagnato e ci hanno accompagnato nei vari vlogmas tutto il mese mi viene anche da piangere, ma vi rendete conto di quanto sono stupida? Forse perché il Natale... Mi piace, il Natale è la mia festa preferita, il Natale mi dà tanta gioia, ma ne nello stesso momento è anche vero tanta tristezza perché comunque non ho genitori, però è come se li avessi lo stesso, perché i genitori comunque, anche se non ci sono fisicamente, da lassù ci sono me. Oddio, adesso aiuto, mi conosco e mi apro del tutto, mi devo un po' trattenere. Ve l'ho detto che io quando finisce il Natale, ma non so se... Perché se siete nuovi non mi conoscete bene, invece se siete proprio da 2 anni sul mio canale, lo saprete benissimo che io quando finisce il Natale, dopo la mia testa va in pappa, diventa come un libro che è stato chiuso fino a Natale. Quando si apre Natale, si apre questo libricino nella mia testa con tutti i pensieri. Eh sì, aspettate, arrivo.
mi sono rimessa in sesto perché sennò in questo video piangere non mi andava, visto che ho già pianto tanto in video e non mi piace piangere in video, tra l'altro. Però ho già pianto tanto nel video dei regali, quindi non mi sembra il caso. E che poi, tra l'altro, il Cri mi prendeva in giro. Ve l'ho detto che questo video è proprio uno sfogo a ruota libera. Però adesso per finire il video, vi dico una cosa molto importante che ci tenevo e proprio ce l'ho dentro nel cuore da dirvi. Comunque, il Cri è uno stronzettino. E sì, amore, sei uno stronzettino. Sapete perché? Perché se avete visto appunto il video dei regali, noi siamo diversi di carattere. Lui riesce a esternare le proprie cose che prova, le sue cose che prova in ritardo e soprattutto non sempre, perché è un ragazzo molto riservato rispetto a me, che se devo piangere piango, se devo ridere rido, se devo urlare urlo, se devo incazzarmi mi incazzo, cioè se devo arrabbiarmi mi arrabbio in realtà. Però dopo, quando abbiamo staccato il video, quello che ho pianto io nel video è che lui ha fatto tutto il forte qua qua qua, e se avete visto il video appunto saprete il perché c'è stato questo momento. E allora dopo è scoppiato, quando ha finito il video è scoppiato lui. Io invece, infatti, poi gli ho detto: ma stoppa il pezzo che piango, ma non perché non voglio farvi vedere la realtà, cioè io sono io, ragazzi, mi vedete, cioè mi vedete la mattina con il mio tutino che parlo con voi in questo video, cioè a me non mi interessa di mettermi per forza bellissima in questo video, tutto orribile, cioè io quando devo dire qualcosa mi sfogo, io sono così, sono anche molto logorroica quando parlo, me ne rendo conto. Comunque ragazzi, a parte questo, volevo concludere questo video, diciamo, questo super sfogo di diario. Dopo il Natale, diciamo, post natalizio, nel dirvi una cosa, che mi è arrivato anche un commento la sera di Natale, come vi dicevo prima, dicendo che il mio canale è vergognosamente stupido, che sono una persona comunque noiosa, che spende i soldi per cavolate, sono una persona, non mi ricordo più neanche quello che c'era scritto, non voglio neanche inventarmelo. Voglio proprio dire quello che c'era scritto. Allora, che il mio canale era vergognosamente stupido. Sì, poi c'era scritto. Comunque, vi lascio qua lo screen. Logicamente, tolgo la persona, non mi piace mettere in mostra nomi che non hanno motivo, cioè di farli vedere. Comunque, non c'è motivo. Io mi metto qua il commento, lo facciamo prima. E praticamente sono rimasta così perché ho detto: caspita, tu la sera di Natale hai il coraggio di venire sotto i miei commenti e insultare così? Ci sono rimasta perché, ma no, cioè, io non guardo, lo sapete che io non faccio mai video, sfoghi, cose così, per quello che l'ho voluto lasciare per ultimo, perché è una delle cose molto meno importanti rispetto a quello che c'ho dentro da dirvi, che sono sicura che quando chiuderò questo video ve ne avrò dette la metà di quello che volevo dirvi in realtà, però. Sono rimasta scioccata perché ho detto: caspita, tu la sera di Natale vieni sotto da me nel mio video dicendo che provi a seguirmi e sputando così cattiveria, e poi va di moda, tra virgolette, non lo so perché gira la voce su sto canale, non è la prima volta che adesso questa persona qua che mi ha scritto, è la prima volta che me lo dice, è la prima volta che la vedo, è la prima volta che lo leggo, però ho già avuto dei commenti del genere dicendo che comunque c'è la voce del mio canale, che io elimino le critiche, non merito di stare sui social perché comunque non accetto le critiche contrastanti, le critiche opposte alle mie o contrarie alle mie, ma non è assolutamente vero. Cioè, se voi vedete nei commenti, innanzitutto ragazzi, non vedo perché io nei miei video debba lasciare e non posso cancellare, non è che se io faccio video allora vuol dire che voi dovete avere tutto il diritto e la libertà. Voi, mi riferisco a queste persone che hanno il coraggio di andare sotto nei commenti, negli altri canali, negli altri video, a commentare in questa maniera così brutta. Cioè, piuttosto, ciao Kati, guarda, ho provato a seguirti, caspita, ma quando parli ripeti tanto le cose, ma prova a ripetere meno le cose. Questo è un commento che io non ho nessun motivo di cancellare, anzi, metterei anche in primo piano, ma perché? Perché lo metterei in primo piano? Perché comunque è un consiglio. Questa sì che è una critica costruttiva. Le critiche costruttive non sono quando uno viene a dirti: hai un canale super vergognoso, no, vergognosamente stupido. Non voglio girare le parole del commento. Vergognosamente stupido, qua là, su giù, sei così, sei così, sei così. Quello
Quello non è una critica costruttiva, quello è giudicare, ma proprio stando colmi di cattiveria, e questa cosa non mi piace. Cioè, ragazzi, io ve l'ho detto mille volte, voglio che si smetta questa voce che c'è in giro, voglio che comunque la smetta, perché non è vero che io cancello tutto. Se questa ragazza, appunto, ripeto, mi veniva a dire, Cati, mi avesse detto, Cati, guarda, prova a ripetere molte meno volte le cose, sii meno un po' logorroica nei video, no? Ma uno quando ti parla così è un consiglio, è una critica davvero costruttiva. Questa sì che la chiamo critica costruttiva. E quindi non la cancellerei mai nel canale. Ma se una ti viene a dire sei vergognosa di qua e di là, è noiosa, è ripetitiva, è non meriti di stare sui social, è di quelli. Vi sembra una critica costruttiva? O sono strana io? A me non mi sembra di essere strana. O sono io che ragiono male? Questo comunque è stato anche un piccolo sfogo di quello che avevo dentro per quanto riguardava YouTube. E invece, come ultima cosa, dopo vi lascio e mi sistemo e tutto e voglio provare la Steam Pod che mi ha regalato il clima. Vi rendete conto? La Steam Pod, io da un casino che la volevo. E anche qua, se mi seguite, ragazzi, saprete benissimo che è un anno, cioè se andate indietro l'anno scorso, io andavo apposta dalla mia parrucchiera e che sapete che io e i miei capelli, i capelli sono una delle mie proprie ossessioni, ma se non l'ossessione numero uno. Perché ci tengo troppo ai capelli e l'anno scorso appunto andavo sempre dalla mia parrucchiera di fiducia, ci sono stata anche poco tempo fa, anche se non ho vloggato, ma proprio perché ogni tanto vado lì a farmi la piega con la Steam Pod, perché ho detto caspita costa tanto, è un investimento, quindi preferisco aspettare e andare, cioè spendere i soldi in altro, che poi anche lì che mi si venga, non da questa ragazza, che mi si venga puntato il dito su come spendi i soldi, ma gioia, ma i soldi sono miei, sono. Comunque ho 28 anni e se il CRI decide andiamo, prendiamo questo, o io decido prendiamo, andiamo questo, ragazzi, vuol dire che possiamo, cioè non è che siamo bambini che non sappiamo il valore del soldo. Vabbè, comunque oggi ve l'ho detto, come mi sfogo sono anche un po' criticona, perché ci penso e dico, caspita, la notte di Natale, vabbè, ci rimango, perché comunque dico, caspita, allora il Covid, la pandemia, insomma, i problemi, il Natale, non mi ha insegnato proprio niente, cioè, boh, ci rimango. Adesso perdo i fili del discorso, ragazzi, meglio chiudere qua i discorsi perché mi perdo e non mi ricordo più quello che devo dire, proprio perché io quando penso a qualcosa che mi fa innervosire, dopo non mi ricordo più niente delle cose belle, però adesso sto guardando l'alberello che è lì, dietro di voi, e sono, che tra l'altro oggi, per registrare, vi ho attaccati davanti a un al barattolino dello zucchero. Guardate, vi giro la fotocamera che vedete. Ecco, voi siete appoggiati qua sopra e lì c'è l'alberello. Adesso devo aprire tutta casa, là ho già aperto. Che tra l'altro oggi c'è anche una bellissima giornata, però fa freddino. Ragazzi, io adesso vi saluto perché comunque non ne vale la pena di stare qua a parlare di cose brutte. È appena passato il Natale, adesso deve arrivare Capodanno e la Befana. Scusate per questo mio sfogo davvero, ma lo sapete, il mio è un canale aperto, nel senso sono io. È inutile che mi si dica che io cancello i commenti brutti, che io sia una persona costruita. No, ragazzi, allora siete voi che non avete imparato a conoscermi. Proprio ve lo dico come la penso, senza mezzi termini o giri di parole. Siete voi che allora non avete capito, non avete imparato a conoscermi, perché lo sapete, io sono quella che fa da anni, sono quella che tante volte penso solo al prendermi cura di me stessa, ai miei capelli, penso alle cose frivole, ma io sono anche quella che pensa alle cose serie, pensa soprattutto agli obiettivi nella vita. Ragazzi, io sono questa, cioè, dai. È facile imparare a conoscermi, se c'è una cosa di me che non riesco a nascondere le cose, assolutamente. Infatti il CRI è una delle cose che mi dice sempre, te proprio sei brava perché quando menti io soprattutto comincio a girare così con la testa. È una cosa, vi ho detto anche un'altra cosa di me, per esempio il CRI, lui è 7 anni ormai con me, fidanzato con me, il mio amore, e lui quando ha imparato a conoscermi bene, come dico io ho imparato a conoscere lui, ovviamente, una convivenza di 7 anni, vuoi che non vi conosca, a parte che una persona non si conosce neanche dopo 30 anni, però intanto conosci una persona e se ti piace ti innamori. Ecco, in questo caso è stato così tra me e Cream.
È stata una cosa molto particolare. Io oggi non so che cavolo mi sta prendendo con sta bocca, non finisco più di parlare. Il Chris è salvato, è andato al lavoro stamattina, ma meno male. Vedete, io sono così. Anche se so di fare un po' tante volte la figura della stupidina, ma non mi interessa, io sono io. Perché camuffarmi e farvi credere che io sono una persona piuttosto che un'altra? No, io sono questa, io sono quella che parla tanto. Vabbè, ragazzi. Io vi mando un bacione, oggi faccio un vlog e soprattutto devo cominciare, come ripeto, come vi ho detto prima, a mettere giù delle bozze perché delle micro idee per le sigle ce le ho, per la sigla iniziale dell'anno e vediamo. Un bacione, ricordate che vi voglio bene, che io sono sempre me stessa, nel bene o nel male e niente. Un bacione e buone feste ancora. Anche se sono già passate, però arriva Capodanno, la Befana, arrivano tutti.